È un polo oncologico solo sulla carta il nuovo allarme lanciato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, sulla situazione dell'ospedale Moscati di Taranto. Si può definire solo così, prosegue, una struttura in cui i malati non possono effettuare una risonanza magnetica, esame necessario per le diagnosi dei tumori, e vengono dirottati in altre strutture con i propri mezzi. Proprio per questo Perrini chiederà al presidente della Commissione regionale Sanità Vizzino un'audizione in cui il presidente Emiliano e l'assessore alla sanità Palese chiariscano quanto sta accadendo. Sono 10 anni che la Regione Puglia, nella persona di Emiliano, si è pensata soltanto alla costruzione del nuovo San Cataldo e si sta perdendo di vista le cose essenziali, perché la sanità, la salute non può aspettare la costruzione dell'ospedale. Il Moscati, che è un puro oncologico, che grazie ai professionisti, ai medici e ai sanitari che lavorano là dentro, in questi anni ha fatto dei passi molto, ma molto importanti in avanti, che in un ospedale così importante non c'è, diciamo, un attacco importante per i malati oncologici. E questo, mancano ancora dei macchinari, manca addirittura il trasporto oncologico su questa città, perché gente che non può, soprattutto gli anziani, ha bisogno soprattutto di parenti, dei figli per farsi accompagnare all'ospedale. In altre città c'è il trasporto oncologico, diciamo, messo a disposizione dell'ASL. Queste sono delle domande che farò in audizione a Emiliano e Palese, per far in modo che cominciano anche a ricordarsi di queste problematiche.